Alessia Marcuzzi chiama Daniele Bossari all'Isola dei Famosi 2018. L'Isola dei Famosi, Daniele Bossari inviato di Alessia Marcuzzi. Se il Grande Fratello VIP è stato il reality più atteso di questo 2017, l'Isola dei Famosi è sicuramente la trasmissione più attesa della prossima stagione televisiva. Alessia Marcuzzi è stata riconfermata nel ruolo di conduttrice, mentre Alvin sembra aver abbandonato il suo compito da inviato. Sul web, da qualche tempo, girano numerose voci sull'identità del nuovo inviato. Secondo quanto rivelato da Alberto Dandalo su Dagospia, Daniele Bossari sarebbe uno dei favoriti per l'ambito ruolo. Daniele è da qualche mese rinchiuso all'interno della casa più spiata d'Italia, quindi molto probabilmente non è a conoscenza della sua posizione di favore all'interno dell'Isola dei Famosi. Purtroppo, per lui, Bossari non è l'unico personaggio televisivo proposto per il ruolo di inviato di Alessia Marcuzzi, anche Stefano De Martino, noto ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi, pare essere in lizza per il reality. Daniele Bossari o l'ex marito di Belen? Chi riuscirà ad avere la meglio e a conquistare l'ambito ruolo di inviato del reality più duro degli ultimi tempi? Come al solito, non ci resta che attendere per saperne di più. Sicuramente, se il prescelto sarà Daniele, la notizia verrà confermata dopo la fine del reality che lo vede protagonista. Daniele Bossari e Alessia Marcuzzi insieme all'Isola dei Famosi? La verità. Oltre alla presunta presenza di Daniele Bossari, anche Filippa Lagerbach si sarebbe candidata per l'Isola dei Famosi. I due, oltre a stare insieme nella vita privata, si ritroverebbero a collaborare insieme anche nell'ambito lavorativo. Sarebbe un bel colpo per Alessia Marcuzzi avere i due nello stesso programma, da una parte ci sarebbe Daniele nel ruolo di inviato e dall'altra Filippa come concorrente. Anche se ancora è tutto da decidere. Stefano De Martino sarebbe anche lui tra i candidati per l'Isola dei Famosi. Per il ballerino non sarebbe la prima volta che ricopre un ruolo del genere. Anche ad Amici di Maria De Filippi, da qualche anno, si occupa di condurre il daytime del talent in onda su Real Time, mentre ha preso parte a due edizioni di Selfie nel ruolo di mentore. Dall'altro canto, Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari hanno già lavorato insieme in passato, riuscendo a realizzare programmi amatissimi dal pubblico da casa. Sarebbe sicuramente il ritorno di una coppia lavorativa alquanto gradita dai telespettatori, che sperano di poter rivedere Daniele presto in TV con un programma televisivo tutto suo.